Benvenuti amici di Alcedo Video, ci troviamo in questo video speciale di San Valentino, andremo a scoprire com'è il San Valentino nerd. Andiamo! Guarda! San Valentino nerd, come lo passi? San Valentino nerd lo passo a casa con lei, che mi fa compagnia, senza anelli però. Fa male, sì, perché l'anello un pochino, però dai, qualcosa si riuscirà a fare, spero. Buona fortuna. No, per forse, ora è ancora sano. Forse è meglio di no, dai. Ehi. San Valentino nerd, come lo passerete voi? Guarda, per San Valentino ci sarà una fiera da... Che cazzo era? Aspetta, era a Ferrara. Beh, comunque un San Valentino in fiera, fate. Sì, sì, un San Valentino in fiera. Un nerd fino in fondo. Ma non è che è nerd, è che ci calmano le fiere. San Valentino nerd si passa una cenetta romantica a base di Netflix. Ci sta. Ci sta? Ci sta, perché ci sta. E poi, dopo Netflix, dopo aver nerdato giustamente alle varie console... Console? Borda! Ripeti? Borda! A casa con i videogiochi senza il ragazzo, perché se l'anima gemella è uguale a me non ci incontreremo mai. Perché è stata a casa a giocare ai videogiochi? Perfetto, San Valentino così. Vieni con me? No, perché? Dai, ma come no? Penso nemmeno, io vado a vedere Angela. San Valentino non lo festeggio. San Valentino nerd, come lo passeresti? Vabbè, San Valentino nerd, Netflix, divano e basta, cioè. Occorre la ragazza. Una a fianco, bene, sennò... Sennò una pizza, specchio e mascarpone, no, perfetto. Pizza, pancake proteico con albume, minimo. Sennò, cioè, qua la panza. Sì. La ghisa accanto, ci vuole sempre. San Valentino nerd. San Valentino nerd. San Valentino perfetto alle Canarie, scusa. No, fiera, mi spiace, devi portare le Canarie. Alle Canarie, però non è mia semplice, le Canarie. Le Canarie. Mi spiace. Le Canarie non è semplicissimo. Mi spiace allora. A Massimo i soldi ci sa, è già tanto se si va a Rimini. Visto che non festeggi San Valentino, come passeresti una serata romantica, nerd? Guardando una serie TV, Doctor Who, oppure andando a vedere Alberto Angela. Ah sì, interessante questa cosa, vieni che si parla. Te stacca pure. Qual è il San Valentino perfetto? Allora, il San Valentino perfetto si crea con... un ping sotto al 30. Se il ping va sotto al 30 è veramente un San Valentino incredibile. Se poi la connessione vi va in download a, facciamo conto, dai, esageriamo, 15 megabit al secondo, l'upload non importa, no, l'upload importa, 2 mega in upload al secondo, cioè che... chi c'ha la fibra proprio? Fammi esagerare, 12 di ping. Vai, 12 di ping non si può fare. Perfetto, San Valentino perfetto. 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 Oh. Overwatch. Subito, ora che ho una connessione pure potente, riesco pure a giocarci. Il mio ping non è più a 1000, ma va intorno ai 30 e quindi al bacio. Albe, che giochiamo? Fa sesso con la fibra questo. Esatto. Scherzi porno che si vedono col ping. San Valentino nerd? Lo passerò a giocare a Overwatch a questo. Perché? Non ce l'hai il ragazzo? No. Ragazzi, a 1000 like la Ciociara si fidanza con voi. Ma quando mai? Ma che non è vero? A 1000 like, chi mette like si fidanza con la Ciociara, no, si fidanza. No, no, sì. Ma 1000 like. Allora, sì, facciamo 1000 like più... un coniglio, due, tre conigli. Mille like. Iniziamo l'allevamento anche di conigli. Perfetto, no? Conigli. E si inizia insieme. Il love, il coniglio in love. E dissolvenza a cuore. Alcedo, capelli ricci, addominali attraenti. Ad ogni fiera tu sarai. Ed ogni